Buongiorno, saluti, bentrovati. Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria del Toro a Vico Equense perché oggi, 4 dicembre 2021, Santa Barbara, c'è una solenne cerimonia in cui i carabinieri, col comandante Croce, hanno restituito alla chiesa una pala d'altare scomparsa e trafugata dalla chiesa circa 40 anni fa. È stata intercettata, come ci ha raccontato nell'intervista il comandante dei carabinieri, presso una famosa casa d'aste e si è riuscita a fermare perché in possesso della documentazione che era stata trafugata. Tra le nostre mani, e grazie a Umberto Celentano, il mattino del 1º maggio 1979. Un grave attentato al patrimonio artistico della penisola sorrentina è stato consumato l'altra notte a Vico Equense. Si è infatti registrato un furto nel santuario di Santa Maria del Toro, officiato dai padri carmelitani. Il furto è stato scoperto dai frati che dall'antico convento elevano le preghiere mattutine. I ladri, entrati da un ingresso secondario, hanno asportato un trittico datato 1555, attribuito a Giambattista Lama. La pala del trittico raffigura la Madonna con il bambino, San Michele Arcangelo e Sant'Antonio da Padova. Il trittico ha questo formato, 1 metro per 1 metro. È stata poi asportata una tela raffigurante la Madonna del Rosario insieme a Santa Caterina, ma questa è un'altra storia, non è stata ancora recuperata. Ringraziamo Umberto che ci ha dotato e fornito di questo articolo che racconta il fatto di cronaca maledetto avvenuto nel 1979. Oggi giubilanti e felici con la presenza del vescovo, con la presenza di Don Pasquale Vanacore, di cui abbiamo un'intervista che tra poco potrete vedere sul canale YouTube di Positano News. È tutto da Vico Equense a oggi pomeriggio.